Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione, benvenuti a TG Prima. In apertura, il ceppo inglese del coronavirus è già atterrato nel nostro paese ben prima che Luigi Di Maio, ministro degli esteri, decidesse di chiudere il tratto aereo con la Gran Bretagna. La rinomata variante inglese è una mutazione del virus che, per ora, dicono gli esperti, è sì più contagiosa ma non più letale. E dalle prime indagini in campo medico-scientifico, i vaccini non dovrebbero avere problemi nel proteggerci anche dalle mutazioni del coronavirus. Ma intanto il governo e non solo prendono le contromisure. In Campania era stata disposta ieri mattina una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che fossero atterrati dalla Gran Bretagna prima del blocco della circolazione con il paese di Boris Johnson, che, preoccupato dal nuovo incremento dei contagi, ha annunciato un nuovo lockdown natalizio che ha provocato fughe di massa da Londra e dalla City verso le campagne. Un film già visto, il terrore è che si ricominci tutto da capo proprio ad un passo dalla vaccinazione di massa. Ed ancora la variante inglese, un caso sospetto della nuova mutazione del virus del Covid, si trova a Bari. È all'esame delle autorità sanitarie pugliesi e riguarda una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre. La giovane, sottoposta a tampone nel capoluogo pugliese, è risultata positiva al coronavirus. Intanto è stata avviata allo Spallanzani di Roma la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante. Sta bene ed è asintomatica la donna risultata positiva alla variante britannica del Covid. Da quanto si apprende, la donna non è ricoverata ma è in isolamento con il compagno nella loro abitazione nella zona di Roma. Quest'ultimo, di origini britanniche, è anche lui positivo ed asintomatico ed era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ma su di lui non è stata ancora conclamata la variante. La sua compagna invece ha una forte carica virale, un elemento che avrebbe aiutato a sequenziare il genoma del virus SARS-CoV-2 con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Per questo le autorità sanitarie pubbliche ed i laboratori di tutti i paesi europei devono analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova variante. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o chi ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i loro contatti. È l'invito che arriva a tutti i paesi europei dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. E ancora il Covid. Sono 15.104 i nuovi casi da coronavirus in tutta Italia, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, su 137.420 tamponi effettuati, per una percentuale di incidenza del virus dell'11%, in aumento rispetto a ieri di ben 1,8 punti percentuali. Sono poi 352 i decessi segnalati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione ospedali, scendono di 41 le persone ricoverate in terapia intensiva in tutto il paese, stesso discorso per i reparti Covid, meno 206 posti letto occupati in tutta la nazione. E adesso il punto del contagio da coronavirus nella regione Campania. Sono 891 i nuovi casi, secondo il bollettino diramato dall'unità di crisi regionale, nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 14.109 per un'incidenza del 6,31%, lievemente in aumento di qualche decimo di percentuale rispetto a ieri. I decessi sono 11, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 7 nei giorni precedenti, ma contabilizzati oggi. I guariti segnalati dal bollettino sono 1.104, la situazione dei reparti Covid vede 1.554 persone ricoverate su 3.160 posti disponibili, mentre in terapia intensiva sono invece 119 i posti letto occupati in regione, a fronte di un'offerta di 656 posti letto complessivi. Mentre gli italiani iniziano a digerire le nuove misure restrittive messe in campo per il periodo natalizio, si guarda avanti, e a farlo sono soprattutto gli studenti dei licei, istituti tecnici e professionali, che vedono finalmente avvicinarsi la data del rientro in classe. Il governo è unito sul riaprire la scuola il 7 gennaio, lo ha detto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, ieri ospite a Mezz'ora in più su Rai 3.
L'Azzolina è certo che la proiezione sia realistica e che sarà possibile riaprire in sicurezza, anche perché la chiusura era stata determinata dall'aumento dei contagi che ha scatenato la paura. Ora però la cosa più importante è riaprire il prima possibile, anche se molti suggeriscono di aspettare almeno fino a lunedì 11 gennaio. Non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se il 7 gennaio è un giovedì, ha spiegato la ministra, la scuola tanto bistrattata in passato deve ritrovare la sua centralità. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, torna sulla decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di mantenere la zona arancione fino al 23 dicembre. Ci vuole rispetto per le persone, i cittadini non sono sudditi. Dopo giorni di anticipazioni, venerdì il governo annuncia le misure per Natale, zona rossa con intervallo di arancione. Lo stesso governo prevede la zona gialla in Campania, che era arancione dal 20 al 23 dicembre. Quindi bar, ristoranti, trattorie, pizzerie si preparavano ad aprire dopo settimane di chiusure, sistemano i locali, richiamano il personale, comprano le materie prime. Noi prepariamo un'ordinanza per consentire alle forze di polizia di intervenire meglio in caso di assembramenti, in modo tale da garantire circolazione delle persone e funzionalità alle attività commerciali. Dopo 24 ore dalla decisione del governo, senza avvisare nessuno, è arrivata l'immancabile ordinanza del presidente della Regione Campania che istituisce nuovamente la zona arancione. Eppure nei giorni scorsi ci sono stati più incontri tra governo e regioni. Uno stabilisce una linea mentre l'altro la rinnega ed in mezzo ci sono i cittadini. Siamo alla schizofrenia istituzionale. Davvero non ci meritavamo tutto questo in un Natale già triste ed amaro, ha concluso così il primo cittadino di Napoli. Restiamo a Napoli. Per martedì 22 dicembre è stata promossa una mobilitazione in favore della caffetteria di Via dei Vergini, appunto di Napoli, incendiata dopo che i titolari si erano rifiutati di pagare il pizzo. Un'iniziativa lanciata dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, dallo scrittore Maurizio De Giovanni, dal conduttore radiofonico Gianni Simeoli e dalla pasticceria napoletana Poppella. Edoardo, 24 anni, e suo fratello Andrea, di 21, sono i titolari della caffetteria di Napoli, riaperta nel 2018, che nel 2017 fu data alle fiamme perché i fratelli non si piegarono alle richieste di racket. Dalla riapertura però è stato segnalato che, per paura di ritorsione, molte persone hanno smesso di prendere il caffè da loro. Nel rispetto delle norme anti-Covid abbiamo lanciato una mobilitazione per aiutare questi ragazzi e rilanciare la loro caffetteria. Chi lotta contro la criminalità va premiato, non ostacolato, hanno sottolineato i promotori dell'iniziativa. Invitiamo a tutti a non abbandonare questi ragazzi. Il 22 dicembre alle ore 10 saremo lì per un caffè sospeso, come un atto d'amore per chi contrasta la criminalità e la lotta per la legalità. Dobbiamo lanciare un messaggio forte e deciso. Napoli premia gli eroi e condanna i criminali, non viceversa, come qualcuno può pensare. Per questo chiediamo a tutti un sostegno forte all'iniziativa per far capire che nella nostra città il bene vince sempre. E adesso il punto dei contagi da coronavirus nella provincia di Caserta. Sono 192 i nuovi positivi, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL provinciale. I tamponi effettuati sono stati 2.659, per una percentuale di positività ai test del 7,1%, in aumento rispetto al 5,8% della giornata di ieri. Si segnala nel bollettino anche un decesso avvenuto a Casal di Principe e si segnalano anche 250 guariti. Il maggior numero di nuovi casi è avvenuto ad Aversa con 15, Lusciano con 14, Santa Maria Capo Avetere con 12 e Maddaloni con 10. Ed oggi pomeriggio Giove e Saturno saranno in congiunzione e si potrà osservare la cosiddetta stella di Natale. Succede quest'anno, più precisamente il 21 dicembre, nel giorno del solstizio invernale, cioè il momento in cui si verifica la notte di maggiore durata di tutto l'anno e si saluta l'arrivo dell'inverno. Se verso l'ora del tramonto, tra le 17 e le 18 circa, si guarda l'orizzonte in basso verso sud-ovest, si potrà osservare ad occhio nudo la congiunzione strettissima dei pianeti giganti del nostro sistema solare, ovvero Giove e Saturno.
Questi pianeti si vedranno ad occhio nudo, però saranno indistinguibili singolarmente perché si presenteranno sovrapposti. Ma la cosa veramente straordinaria è che Saturno, Giove e Terra saranno sulla stessa retta. Ecco perché i media hanno già ribattezzato l'evento cosmico come l'arrivo della stella di Natale. Prima di questa congiunzione del lunedì 21 dicembre, la precedente congiunzione stretta è avvenuta, pensate un po', alla fine del 1623, mentre la prossima futura congiunzione molto stretta avverrà nel 2417. Adesso cambiamo argomento, è il momento dello sport, il calcio in primo piano. Serata amara per il peggior Napoli della stagione che crolla sul campo della Lazio. Sotto per 2-0 con le reti di Ciro Immobile e Luis Alberto e sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli è caduto allo Stadio Olimpico. La squadra di Rino Gattuso per la prima volta non è entrata mai in partita, è stata arrendevole sin dalle prime battute e cancella quanto di buono si è visto nella gara precedente dove si è messa sotto l'Inter a San Siro. Ancora alle prese con i fastidi all'occhio, il mister Rino Gattuso ha lasciato il post partita al vice Gigi Riccio, ma la sua reazione non tarda ad arrivare. Dall'allenamento pomeridiano di quest'oggi la squadra resterà in ritiro al centro tecnico di Castelvolturno fino alla gara di mercoledì con il Torino. Una sfida che Gattuso affronterà senza Koulibaly e Lozano, usciti infortunati dall'Olimpico, e che vanno ad aggiungersi a Mertens ed Osimhen già in infermeria. Assenze di rilievo che hanno cambiato anche il volto della squadra, l'unica nota positiva è che mercoledì rientrerà Lorenzo Insigne dopo il turno di squalifica con la Lazio. Umore diverso in casa Benevento, gli uomini di Inzaghi sorridono e superano l'esame salvezza al Vigorito contro il Genoa. La sblocca Lorenzo Insigne ad inizio secondo tempo, poi Marco Sau dal dischetto supera Perin nei minuti finali e chiude il match per il definitivo 2-0. Adesso il punto sulla Serie C, si accendono i riflettori dello sport sul caso Casertana che ieri è crollata in casa per 3-0 inevitabilmente in un pomeriggio nero per la storia del calcio italiano e non solo. Infatti i falchetti contano attualmente 18 positivi al Covid-19 ma ieri sono scesi in campo con 9 calciatori. E a riguardo ascoltiamo le dichiarazioni nel post partita del tecnico Federico Guidi e del presidente D'Agostino. Una cosa scandalosa, vergognosa, mi vergogno di far parte di questa Lega. Se questo è il calcio, vuol dire che io non c'entro niente. Mi dispiace, mi sento deluso, offeso e preso in giro dalla Lega, da tutti. Non ho mai visto una cosa del genere. Cosa pazzesca, ci hanno fatto fare sette volte i tamponi in una settimana per far sì che arrivavamo a domenica a giocare in 9. Me ne vergogno e chiedo scusa a nome di tutti, di Caserta, della società, di Casertana e dei tifosi, però purtroppo siamo rappresentati male. Anzi, malissimo. Prendo le distanze da queste persone, quindi farò anche le mie valutazioni e a breve comunicherò le mie intenzioni. Vorrei anche dire qualche cosa al presidente. Quale presidente? A quel signore che è andato via. Ha messo a rischio che poteva succede veramente un focolaio, io spero non sia successo niente. Tre nostri calciatori si sono sentiti male prima della partita, quindi abbiamo tenuto opportuno fargli fare il tampone. Quindi il tampone. No, sì, credo di sì. Quindi il tampone ci aveva dato 40-50 minuti per avere l'esito. I ragazzi hanno dovuto giocare. Quindi abbiamo giocato con 3 ragazzi ipoteticamente positivi. Io spero che quando ci daranno i risultati sono negativi, ma per loro, non per, né per la Lega, né per il suo presidente, che è
è un Caino, li ha mandati a morire. Allora, qui non ha più senso parlare di calcio, qui bisogna avere una visione più grande. E purtroppo ho assistito a delle scene, ho ascoltato delle parole veramente pessime, che hanno anteposto gli interessi personali invece del bene comune e la salute. Il momento del paese è difficile, ed è difficile per tutti quanti. Tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo dei bambini. E sentir dire da un dirigente della Viterbese che no, noi dobbiamo andare in campo perché non siamo noi a dover scegliere se giocare o no, beh, ecco, forse in quelle parole esiste l'uomo che lo riempie, che non è un uomo. E mi ha preso per esempio la partita che ha vissuto con la Vibonese, dove il focolaio che ha vissuto della Viterbese è andato a Vibo perché la Lega l'ha mandata a Vibo Valentia a giocare, è scoppiato un focolaio, tra l'altro il presidente della Vibonese è stato malissimo, ricoverato all'ospedale, nonostante ci fosse passato ha voluto giocare perché era una partita troppo importante in chiave salvezza. Ecco, su queste parole, quando uno antepone i propri interessi invece che alla salute dei suoi ragazzi, alla salute dei suoi giocatori, alla salute della propria famiglia, vuol dire che a malincuore devo essere oggi scurrile. È un uomo di merda. È un uomo di merda. Che non è giusto. Tre giocatori sono scesi in campo che stavano male. Se succede qualcosa andrebbe querelato. E allo stesso tempo la Lega chi ha tutelato? Nessuno! Nessuno! Ed è andato via! Ha avuto il coraggio anche di andare via! E questa era la nostra ultima notizia, siamo in chiusura con lo sport. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.